torta salata di patate e pancetta. La torta salata di patate e pancetta è una ricetta semplice e gustosa, ideale come antipasto per una cena in famiglia o come piatto unico. Una volta preparata, la torta salata di patate e pancetta si può servire anche fredda, quindi si può preparare con largo anticipo. Ecco gli ingredienti necessari per preparare una torta salata di patate e pancetta. 1 kg di patate, 150 g di pancetta affumicata, 2 uova, 50 g di parmigiano grattugiato, 50 g di formaggio grattugiato, 1/2 cipolla, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale cube, pepe cube. Per preparare la torta salata di patate e pancetta, procedi in questo modo. Sbuccia le patate e falle a pezzetti. Metti le patate in una pentola, coprile con acqua fredda e porta a bollore. Cuoci le patate per circa 10 minuti, poi scolale e tienile da parte. In una padella, fai rosolare la cipolla affettata con l'olio extravergine di oliva. Aggiungi la pancetta tagliata a dadini e falla cuocere per un paio di minuti. In una ciotola, sbatti le uova con il parmigiano e il formaggio grattugiato. Aggiungi le patate e mescola bene tutti gli ingredienti. Versa l'impasto in una teglia imburrata, aggiungi la pancetta con la cipolla e livella bene la superficie. Cuoci la torta salata di patate e pancetta in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 25-30 minuti. Quando la torta salata di patate e pancetta è pronta, sformala su un piatto da portata. Servila calda, tiepida o fredda.